Ancora oggi molti lo chiamano Parco Birra Peroni, anche se in realtà delle ex birrerie meridionali non c'è più nulla. Anzi no, in realtà dalle parti di via Cagnazzi, proprio all'inizio, c'è un San Pietrino che recita proprio questa scritta: proprietà di Birra Peroni S.P.A. Questo piccolo dettaglio nasconde in realtà la storia di uno dei primi birrifici d'Italia e sicuramente il più grande del sud. Proprio qui a Corso Amedeo, infatti, nacquero le birrerie meridionali per mano di imprenditori svizzeri, ma oggi lo stabilimento è ricordato come Birra Peroni. Le birrerie meridionali furono aperte nel 1852 dall'imprenditore svizzero Luigi Kaflisch, che conosciamo più per il negozio di pasticceria che si trova a Via Toledo. L'idea di costruire uno stabilimento a Corso Napoleone, che era il precedente nome di Corso Amedeo, non era casuale. Infatti la zona era facile da raggiungere, non distante dal centro storico e soprattutto ricca di cave di tufo che erano perfette per la conservazione del cibo. Inizialmente le birrerie meridionali non riuscirono a conquistare un mercato comunque molto legato al vino. Dopo la Prima Guerra Mondiale, però, le cose andarono molto diversamente, perché la birreria di Capodimonte presentò la Birra Napoli nel 1919, in modo tale da rendere un prodotto identitario, giovane e soprattutto molto commercializzabile. Questa birra, infatti, era prodotta a Capodimonte con ingredienti napoletani ed era conservata all'interno delle cave di tufo. L'operazione riuscì benissimo, anzi, la propaganda dell'epoca, che fu fatta con i disegni dei migliori artisti dell'epoca, ancora oggi si trova nei migliori pub di tutta la città. Il successo, poi, dell'impresa napoletana attirò le attenzioni di Cesare Peroni, che era già proprietario di un'impresa con sede a Roma e stava cercando di espandersi verso il sud Italia, tant'è vero che stabilì in Napoli e Bari le due basi meridionali della Birra Peroni. Nel 1929, quindi, Cesare Peroni acquistò tutte le azioni di birrerie meridionali e, non contento, acquistò anche Birra Partenope, che era l'altra birreria di Napoli, e fuse le due società in Birra Peroni Meridionale, con sede a Napoli e stabilimento a Corso Amedeo. La vendita dello stabilimento di Corso Amedeo fu anche molto fortunato per il signor Peroni, poiché il prezzo di vendita era molto basso e non furono inventariati i magazzini, che in realtà erano le enormi cave che si trovano proprio alle spalle dello stabilimento e che oggi ospitano un garage. Questo stabilimento poi è sopravvissuto anche alla Seconda Guerra Mondiale, dato che un dipendente particolarmente fedele all'azienda decise di organizzare un manipolo di ribelli per riuscire a fermare i tedeschi che avevano l'intento di demolire la fabbrica. E dopo la Seconda Guerra Mondiale le attività di questo stabilimento sono proseguite per circa 11 anni, finché, espandendo sempre di più le attività della Birra Peroni a Napoli, fu deciso di spostare lo stabilimento a Secondigliano. Così nel 1955 chiuse definitivamente lo stabilimento di Corso Amedeo e fu poi poco dopo abbattuto per costruire un piccolo complesso residenziale che si trova ancora oggi.